Se fosse ancora con noi, oggi Paolo Ketoff compirebbe 100 anni. Chi è Paolo Ketoff? In questo periodo abbiamo cercato di raccontarvelo, un personaggio straordinario, una specie di scienziato del suono, un esploratore della fantasia, un ingegnere che ha lavorato nel cinema, sempre dentro il suono, reinventandolo al punto di elaborare, lavorando anche con musicisti come Gino Marinuzzi Junior o poi altri come Franco Evangelisti, il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, inventare uno dei primissimi sintetizzatori, forse il primo, il Phonosynth, a cui è seguito poi un sintetizzatore, diciamo, da tavolo, cioè il Syncat. Una avventura che attraversa l'avanguardia romana degli anni 60, alla quale noi abbiamo deciso di dedicare molta attenzione in due modi: una mostra dedicata a Ketoff e il suo mondo, le sue invenzioni straordinarie che possiamo realizzare grazie alla famiglia, ai figli che ci hanno aiutato e ci hanno dato tanto materiale, compreso uno di questi sintetizzatori che vedremo presto, questa mostra organizzata insieme alla Fondazione Musica per Roma, ma soprattutto oggi siamo qui per festeggiare la nascita, anche se siamo ancora con gli scatoloni, dello studio Paolo Ketoff, studio di musica elettronica. È uno studio, noi siamo fierissimi. Santa Cecilia da tanto tempo pensava a questo progetto, non si sono mai riusciti a realizzarlo, ci aveva pensato appunto Evangelisti tanti anni fa, Luciano Berio aveva un'idea, ma insomma invece noi l'abbiamo fatto, ci siamo qui, le macchine stanno arrivando, lo spazio è questo, abbiamo anche chi se ne occupa, e cioè un musicista molto esperto, compositore ma anche ricercatore e anche lui inventore di suoni, di nuovi spazi musicali, Michelangelo Lupone, eccolo qua. Sì. Benvenuto, sì. Michelangelo. Grazie. E tu senti un po' il sacerdote di questo studio. Sì, è una sorta di percezione quasi di epigonismo rispetto a Paolo Ketoff, perché effettivamente quel quacervo di soluzioni inventive, ma anche dall'altra parte di sensibilità rivolta alla musica, perché come dicevi poi la collaborazione con Morricone, con Guaccero, Evangelisti, ha segnato soprattutto a Roma un periodo di grande ricerca e d'avanguardia musicale. Si tenta oggi, per merito veramente di, per merito anche e soprattutto tuo, di ricreare un insieme di forze intellettuali che possano dare attraverso le tecnologie il supporto effettivo alla musica, alla richiesta che i musicisti fanno sempre più di invenzione del suono, invenzione degli strumenti, fino a raggiungere quei meccanismi, diciamo, più articolati dell'intelligenza artificiale e delle opere adattive. Ecco, e soprattutto qui faremo tre cose: faremo ricerca, naturalmente, perché quella non, tutti facciamo ricerca, ma attraverso questi strumenti faremo produzione, quindi saranno elaborate opere, e anche post-produzione, non soltanto quindi opere nuove, ma anche poi masterizzazioni e forse anche, perché no, anche dischi, anche quella sana attività commerciale che serve, diciamo, a campare la baracca. E ci occuperemo molto di didattica, Michelangelo. Sì, lo studio Paolo Ketoff si apre ad una condizione di didattica collaborando con il corso di perfezionamento di Ivan Fedele. Di composizione. Di composizione, e poi aprendosi ad un vero e proprio corso di perfezionamento sulla musica elettronica. Che terrà Michelangelo Lupone, quindi questo posto sarà animatissimo, appena poi, sì, diciamo, appena riusciremo a togliere. Sarà più facile. Intanto lo stiamo riempiendo di macchine, di idee, di software, perché si può avere tutta l'attrezzatura del mondo, ma se manca la capoccia non si va da nessuna parte, e quella, diciamo, ce l'abbiamo, almeno lui ce l'ha. Grazie a tutti, e insomma vi aspettiamo allo studio Ketoff, perché è un posto da frequentare, da vivere, da animare con idee e con la bellezza.